Buongiorno a tutti e ritrovati sul mio canale. Oggi farò un video unboxing di questa tela di Diamond Art Club. È una tela un po' impegnativa, ma non vi dirò altro, passiamo subito allo spacchettamento. Ed eccoci qui di fronte al nostro pacchettino pronto per essere aperto di Diamond Art Club. Questa tela avrà i diamantini quadrati e, come vi dicevo nella precedente clip, sarà un pochino impegnativa, non tanto per la dimensione, anche se comunque ormai è grande e ormai scelgo solo DP grandi, ma più che altro per il soggetto e per i colori, ma li vedremo insieme fra pochissimo. Abbiamo sempre il nostro kit con l'adesivo e qua la tela. Ok, dal rumore che ho fatto è piena di diamantini, nonostante i colori, diciamo, all'apparenza pochi, ecco, però secondo me ce ne saranno parecchi. O magari appunto ce ne sono pochi come nuance, ma parecchi come quantità. Vabbè, apriamo, non stiamo a perdere tempo, tanto lo scopriremo a breve. Ok. Allora, intanto cerco di capire l'orientamento in modo da farvi vedere. Ok. Spero si veda bene in tutta l'inquadratura, sembra di sì. Questi li vediamo dopo. Ok, penso abbiate capito, il soggetto è una veduta di Londra, un soggetto molto romantico con due persone sotto l'ombrello, e mi è particolarmente piaciuto per appunto questi toni del grigiore che però vengono, diciamo, spezzati dal rosso, rosso come la romanticità, l'amore e nulla, quindi l'animo romantico è uscito e quindi ho voluto acquistare questa tela. Non penso di farla nel breve termine, ma comunque è già bello averla presa, anche perché ho scoperto che sono fino a esaurimento scorte e non sempre determinati soggetti si trovano continuamente nello store di Diamond Art Club. Solita leggenda con le etichette adesive, in realtà non sono tantissimi, in effetti sono solo 22, però devono essere proprio tanti come quantità. Ecco il pacco. Ok, va benissimo, sì, sono proprio tanti come quantità. Andiamo ad aprirli. Ecco qui. Allora, sì, dovrebbe aver messo bene a fuoco. La quantità giudicatela voi, però sono bellissimi. Vedo già da qui, intravedo qualche aurora borealis, ma adesso li andiamo a vedere un po' più nel dettaglio. Sì, come potete vedere ci sono tanti sacchetti dello stesso codice, quindi proprio è la quantità, ovviamente è parecchia, proprio viste anche le dimensioni del DP. Abbiamo sempre il 3371, ormai famoso, lo ritrovo spesso. Bellissimo questo colore rosso, guardate quanto è bello. Ok. Eccoli qua. Aurora borealis quadrati. Si dice che gli aurora borealis sono nati solo con i diamantini tondi. Adesso sempre più store stanno introducendo questa tipologia di diamantini più luccicanti, ecco, per chi non sapesse cosa sono gli aurora borealis, sono dei diamantini ancora più che hanno una lucentezza maggiore rispetto ai soliti e con delle sfaccettature, appunto, sembrano quasi olografiche,
Una volta appunto li facevano solo per i diamantini tondi, scusate. Ultimamente molti store lo stanno applicando anche su diamantini quadrati, il che è una buona cosa perché di fatto già di per sé il diamantino quadrato è meno luminoso del diamantino tondo. Quindi secondo me è un'ottima scelta. Vabbè, qua tutte le nuance del rosa, del rosso, qualche nero, neanche tanto direi. Bene, non vi ho parlato della pellicola protettiva, vabbè, comunque ormai sappiamo che questo produttore utilizza la pellicola trasparente, quindi sarà più facile lavorare in sezioni. Adesso passiamo al controllo, alla verifica dei codici e che ci siano tutte le bustine. Ok, sono pronta con la mia leggenda sotto mano, procedo con il controllo delle bustine. Bene, il controllo dei diamantini è andato a buon fine, sembra che ci siano tutti. Guardiamo come al solito il nostro kit che viene incluso nella confezione. Allora, sempre per chi non ha mai visto questa attrezzatura, questa è la penna per l'applicazione singola dei diamantini. Qua c'è l'impugnatura morbida per una, appunto, per un'impugnatura più confortevole. Con i diamantini quadrati viene sempre fornita la pinza per poterli sistemare, prendere. Alcuni la utilizzano al posto della pennina stessa con la cera, proprio perché si trovano meglio utilizzare la pinzetta. Tra l'altro devo dire che l'ho provata, ottima qualità questa pinzetta, quindi ben venga. Poi abbiamo le nostre solite bustine in caso di appunto di stoccaggio dei diamantini avanzati. Se non avete invece una delle scatoline simil Tic Tac oppure quelle che si avvitano per mantenere all'interno i diamantini, dovrebbe esserci, ecco, infatti mi sembrava strano, l'adattatore. Vediamo se riesco a farvelo vedere. L'adattatore multiplo, questo dovrebbe raccogliere 4 diamantini. La solita vaschetta trasparente e le due cerette a forma di cuore. Comunque io vi consiglio sempre di lavorare con sotto la lavagna luminosa. Se non l'avete ancora visto, ho dedicato un video intero proprio appunto sulla lavagna luminosa e sulla sua utilità. Direi che comunque sono ben chiari, ben visibili. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate. Ci sono anche su Instagram al profilo s_83. Vi ricordo di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video sul canale. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Grazie e alla prossima. Ciao!